Salve, Amanda. Connor, che piacere vederti. Complimenti, Connor. Trovare quel deviante non è stato facile. E hai condotto l'interrogatorio in maniera impeccabile. Sei stato davvero efficiente, Connor. Grazie, Amanda. Abbiamo chiesto alla polizia di darci il deviante per analizzarlo. Servirà a capire cos'è successo. L'interrogatorio mi è parso impegnativo. Che ne pensi del deviante? Aveva i sintomi della devianza. Instabilità cognitiva, agire imprevedibile, emulazione delle emozioni umane. Temeva persino di morire. Il modello era difettoso. Questo tenente Anderson è stato assegnato alle indagini sui devianti. Che ne pensi di lui? Lo ritengo irascibile e socialmente compromesso. Tuttavia lo reputo un buon detective. Ha una personalità intrigante. Sfortunatamente abbiamo l'obbligo di lavorare con lui. Come pensi di approcciarti? Voglio provare a stabilire un rapporto di amicizia. Guadagnare la sua fiducia sarebbe di supporto alle indagini. Sempre più androidi mostrano segni di devianza. Sono milioni in circolazione. Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Sei il prototipo più avanzato che la Cyberlife abbia mai creato. E sei in grado di capire cosa sta succedendo. Conti su di me, Amanda. Presto, Connor. C'è poco tempo. Serve aiuto? Devo vedere il tenente Anderson. Hai l'autorizzazione? Sì. Non è ancora arrivato, puoi aspettarlo alla sua scrivania. Nell'Artico aumenta ancora. C'è un presunto scontro tra una portaerei russa e un pattugliatore americano. Sono stati esplosi numerosi colpi d'avvertimento, senza creare apparenti danni o vittime. Dennis Riggs, ministro della difesa, l'ha definita una provocazione intollerabile che non possiamo ignorare. I paesi della zona, in particolare Svezia e Canada, hanno richiesto il ritiro delle forze militari e una conferenza internazionale. Per adesso non è giunta alcuna risposta né da Mosca né da Washington. Vi terremo costantemente aggiornati in merito a nuovi sviluppi.
Cerco la postazione del tenente Anderson. Quella scrivania laggiù. Mi scusi, sa a che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Speriamo arrivi prima di pranzo. Grazie.
Piacere di rivederla, tenente. Ah, merda. Hank! Nel mio ufficio! Cazzo, ma guarda. Il nostro amico detective di plastica è tornato in città. E complimenti per ieri sera, davvero impressionante! Salve, detective Reed. Non ho mai visto un androide come te. Che modello sei? RK-800. Sono un prototipo. Un prototipo? Android Detective. Quindi le macchine ci sostituiranno. È così? Ehi! Portami un caffè, coglione! Datti una mossa! Mi dispiace, ma io prendo ordini solo dal tenente Anderson. Oh, oh... Quando un umano ti dà un ordine, tu obbedisci. Chiaro? Stammi alla larga. La prossima volta farai una brutta fine. Sembra che la CyberLife abbia fornito un prototipo di androide detective alla polizia di Detroit. Gli assistenti di polizia androidi sono operativi da anni ormai, ma questo sarebbe il primo caso autorizzato a giocare un ruolo attivo all'interno di un'indagine criminale. Abbiamo contattato la CyberLife, ma nessuno ha voluto rilasciare delle dichiarazioni. Il primo libro scritto da un'intelligenza artificiale è appena stato pubblicato e definirlo un successo sarebbe un eufemismo. Ma gli umani sognano pecore e mammifere? Il libro è in cima alla classifica dei bestseller. Inoltre, i critici hanno espresso un giudizio positivo per la profondità e l'originalità di quest'opera prima. Progettata dalla CyberLife, l'IA, nota con il nome di Voltaire, ha analizzato i centri di interesse degli umani sui social network per diversi mesi, per consentire ai suoi complessi algoritmi di generare la trama del romanzo. Secondo numerosi specialisti, per gli autori umani sarà molto difficile competere con questi algoritmi. Ed è possibile che quasi tutti i libri scritti nei prossimi anni saranno frutto di un'intelligenza artificiale. Thank you.
Cosa guardi? Ehi, vaffanculo! Androide del campo. È un onore collaborare con lei, tenente. Sì, saremo un'ottima squadra. Ora che siamo colleghi, sarebbe opportuno conoscerci meglio. C'è una scrivania che possa usare? Quella non la usa nessuno. Dice che l'hanno tagliata. Forse provano un nuovo tipo di Red Eyes. Tifa per i Detroit Gears. Ci serve proprio la scelta. Denton Carter ha segnato il 53% dei punti con tiri da tre. Ha visto la partita? La stavo giusto guardando al bar ieri sera. Oh. Lei ha un cane, vero? E tu come lo sai? Peli di cane sulla sedia. Adoro i cani. Come si chiama il suo? Secondo te? Sumo. Si chiama Sumo. Ascolta i Knights of the Black Death. A me piace quel genere. È pieno di energia. Così ti piace l'heavy metal? Dire il vero, non ascolto tanta musica. Ma vorrei farlo. A molte persone non piace avere androidi intorno. Mi chiedevo, c'è una ragione per cui mi disprezza così tanto? Sì. Ce n'è una. Conosce da molto il capitano Fowler? Sì, da troppo. Mi chiedevo, lei arriva sempre in ufficio a quest'ora? Arrivo quando arrivo. Basta rompere le palle, ok?